avete pressato fin dai primi secondi, poi al di là del gol subito sul calcio d'angolo subito, altissimo. Ecco, questa non mi sembra di non avere visto questo gran pressing così veemente, così grintoso. Fin dai primi minuti della partita, ecco, in questo senso, l'hai impostata proprio così con questo, oppure state più i ragazzi che hanno avuto più la mente libera? No, l'abbiamo impostata così perché sapevamo che questa è una squadra che se gli dai un po' il tempo di farti girare, rischi che la palla te la danno poco e noi la palla ce la vogliamo per noi. Quindi abbiamo fatto di tutto affinché potevamo recuperarla più alto possibile, il prima possibile. Sono bravi gli avversari, qualche volta sono usciti, ma dopo c'è stata un adeguamento delle posizioni con quella forza di voler comunque sia ricomporsi nella maniera giusta, quindi è stato chiesto questo. Spesso vogliamo questo, a volte non riusciamo per tanti motivi. Oggi c'erano tutte le condizioni per farlo e l'hanno fatto veramente bene. Mister, domanda secca, il bicchiere lo vede mezzo pieno o mezzo vuoto? Se parliamo della prestazione, lo vedo stracolmo per quanto è pieno. Il risultato ce lo teniamo stretti perché perdevamo 2-0 e non so quante squadre poi sotto di due gol contro questa squadra magari la riprendono. Per quello che abbiamo creato, per la partita fatta, meritavamo assolutamente la vittoria. Buonasera, mister, ti chiedo dei cambi. Tutti per scelta tecnica oppure qualcuno ha avuto qualche problemino fisico? No, tutti per scelta tecnica, anche per scelta fisica, nel senso che a un certo punto noi per fare quel tipo di pressione dovevamo avere gente fresca e ti dico che oggi i cambi hanno dato veramente tanto. Certo, no, perché abbiamo visto Marin subito dopo il gol uscire un Sì, po' claudicante. hai ragione. Marin è uscito per un problema fisico e credo non sia niente di che, però è da valutare. Ecco, proprio su Marin ti chiedo, la sua partita è stata praticamente perfetta sotto ogni aspetto difensivo e di costruzione, ha fatto anche gol ovviamente. Ecco, quella parte del centrocampo oggi è stata molto affiatata con Esteves e quindi ti volevo parlare proprio di loro due e anche di chi è subentrato, compreso poi De Vitis che si è messo a disposizione e ha fatto gli ultimi minuti con grande intensità. Sì, Marius se ne parla poco, ma è un giocatore che ti dà l'anima, un giocatore che è cresciuto in maniera esponenziale, un giocatore che Mione ha detto che era uno che dava la palla agli altri e poi l'andava a riprendere, invece è un giocatore che tocca 50, 60, 70 palloni a partita, ha migliorato anche questo aspetto di qualità nel passaggio, ragazzo che è cresciuto veramente tanto e sono contento e se lo merita. Poi non andiamo sui singoli perché oggi parlare di qualcuno che ha fatto meglio di qualcun altro mi risulta veramente difficile perché hanno fatto tutti veramente una gran partita. Non parlare dei singoli, però io una cosa più che un giudizio su un giocatore che abbiamo visto durante l'anno un po' andare con alti e bassi, stasera però secondo me ha convinto molto, che è Beruatto. Sì, gli ho fatti i complimenti perché ha fatto una partita importante, una partita seria. Lui era sempre abituato a giocare o da terzino o da quinto, con me sta facendo anche il braccetto, un giocatore che è cresciuto, che è evoluto anche tatticamente, mentalmente e oggi si è fatto trovare pronto, non avevo dubbi, quindi è un altro che ha fatto sicuramente bene. So che ti chiedo una cosa quasi scontata, ma insomma è un po' questa la squadra che volevi già da un po' di tempo, no? Che ti mancava quel passettino, e finalmente è arrivato quello, insomma, che chiedi da un po', eh? Al di là del risultato, Non so se mi facevi sta domanda se per no? Vabbè, no. vabbè, ma ci sta ragazzi. Sì, questo è quello che mi piace vedere. Mi piace vedere una squadra aggressiva, mi piace una squadra che gioca, una squadra coraggiosa. Ma no, oggi hanno fatto una gran partita, ma io l'ho visto veramente tante volte. E come dicevo sempre, è un percorso. Siamo arrivati a più conoscenza tra di noi e più giocatori dentro proprio al sistema, al gruppo e alla voglia di voler partecipare tutti. Quindi, secondo me, ti ripeto, tutto questo porta poi a fare la partita come l'abbiamo fatta oggi. Qualcosa che ti ha fatto arrabbiare c'è stato stasera? Posso Vai, vai.
No, il primo gol, perché noi lo sapevamo che loro sono molto bravi a fare questi calci d'angolo, questi schemi, quindi abbiamo chiesto più attenzione magari a questi inserimenti che venivano da fuori area, quindi prendere un gol così dopo neanche un minuto è stata una botta. Sul secondo gol purtroppo sono stati bravi in contropiede a ripartire, come avevamo detto hanno queste transizioni veramente importanti, e è clamoroso poi che è una squadra che veramente come tira in porta fa gol, ma non è la prima volta, Non è la prima volta, è un dato che hanno che è molto alto, e poi quando fai gol prendi punti, prendi fiducia. Ma c'era un dato, tra l'altro, poi faccio la domanda, c'era quel dato che incrocia, no, la pericolosità, cioè già 0,08 di gol previsti, ne hanno fatti due. Per dire sì, che... sì, ma questo succede, nel calcio questo è qualcosa che succede, ma alla lunga secondo me, se tu alla lunga c'hai sempre sti numeri, poi hai più vantaggi che svantaggi. E quello che ti voglio chiedere invece, per me l'ultima cosa, è una partita che è stata proprio bella da vedere, si è visto calcio, due filosofie di chi non ha paura, insomma, di proporre gioco di un certo livello, rischiando, pressando alto, impostando, senza snaturarsi, ecco, come uomo di calcio, ecco, come l'hai vissuta questa, al di là del campionato, della situazione? Se parli con me sfondi una porta aperta, perché io amo questo, sono venuto qui per proporre questo, e quindi a me da lì non mi ci toglie nessuno. È ovvio che poi ci sono tanti discorsi che subentrano, ma se mi parli di calcio, penso che poi chi ha visto questa partita si sia divertito, e quindi questo già è qualcosa, no? Ciao Stefano, complimenti per il gol. Abbiamo visto un Pisa che, parere mio, se questa partita l'avesse giocata un mese fa, forse non l'avrebbe recuperata a livello proprio di forza mentale. Sei d'accordo con me? È cambiato qualcosa? E cosa ti ha detto anche Aquilani al momento del cambio? Ma intanto ti ringrazio. Sì, no, sono d'accordo, perché oggi è uscito uno spirito di squadra incredibile. Sapevamo che potevamo mettere in difficoltà, l'abbiamo fatto molto bene il primo tempo, abbiamo creato occasioni e siamo riusciti a tenere. È chiaro che non ci possiamo permettere di subire gol dopo un minuto in quel modo, perché rischia di compromettere una partita. Invece siamo rimasti bene in campo, abbiamo giocato bene, abbiamo creato. Ci sta a subire il secondo gol perché magari eravamo troppo sbilanciati in avanti, però con lo spirito che ci abbiamo messo siamo riusciti a recuperarla e anche a rischiare di vincerla, quindi siamo stati tutti bravi. Oltre allo spirito, Stefano, si vede anche che la squadra sta trovando veramente la sua fisionomia, e anche chi entra non fa vedere la differenza che era in campo fino a poco prima, perché la squadra ha tenuto quell'intensità e l'ha mantenuta, e anzi dovete dare anche un po' di freschezza. Sì, no, è chiaro che ci vuole del tempo quando si cambia tutto un modo di giocare, quindi adesso ci stai proprio entrando dentro, si vede, perché stiamo facendo le cose fatte bene. E poi chiaramente i giocatori siamo tutti sul pezzo, quando veniamo chiamati in causa siamo sempre pronti a dare il 100%, credo che si sia visto. E il gol, insomma, che la soddisfazione di averla riaperta, terzo gol stagionale, sempre di testa. Sì, no, era importante, ho cercato di sfruttare subito al meglio la prima occasione che mi è capitata, e da lì poi siamo stati bravi a recuperarlo. Allora, l'ho chiesto a Aquilani, lo chiedo a te, e alla fine il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Chiaro che è una partita che avremmo potuto vincere con tante occasioni, credo che forse abbiamo fatto 19 tiri e 2. Dispiace, perché subire gol dopo un minuto è brutto, e noi abbiamo avuto tante occasioni. Ci prendiamo il punto, ma più che altro ci prendiamo la consapevolezza che se siamo questi possiamo fare del male a tutti. Quindi infatti Stefano, io mi ricollego a questo, siete consapevoli di aver fatto probabilmente la miglior partita dall'inizio del campionato, al netto del risultato finale, ma per i contenuti messi in campo. Poi ti faccio un'altra domanda, così chiudo, sull'arbitraggio. Insomma, ho visto a fine partita sei stato fra quelli un po' più animati nei confronti del signor Gualtieri. Arbitraggio purtroppo non è che posso dire molto, è chiaro che
ci sono state un po' di scelte dubbie, come non so adesso se la partita era finita, eravamo in contropiede, non lo so, mi sono animato un po' per quello. Bastava fischiare probabilmente subito sul colpo di testa. Sì, comunque già il fallo era un po' dubbio da dove è nato il calcio d'angolo loro, quindi certo. Vabbè, però ripeto, pensiamo a quello che abbiamo fatto, che è stata una grandissima partita e ci prendiamo di buono questo. Allora ti chiedo subito due cose, intanto come stai, cosa hai fatto dopo, proprio sul gol mi sembra ti sei... Sì, sì, già c'avevo un problemino prima nella rifinitura, però diciamo che ce l'ho fatta giocare così. Caviglia? Dopo, no, sul polpaccio, ma dopo polpaccio, scusa, che ho tirato ho sentito che mi sei indurito un po', ma niente di grave. Sul gol insomma una bella soddisfazione, insomma la sentivi anche un po' questa partita? No? Ti dico in primis che un po' mi dispiace, no? Perché c'è la mia ex squadra che ci ho giocato e un po' ci tengo, però mi devo rifare dopo l'autogol che mi sono fatto all'andata e quindi diciamo un po' sono contento. Sulla prestazione, insomma, si è detto tutti, è stata forse una delle migliori prestazioni della stagione, insomma, se, come dice il collega, se il bicchiere è più un mezzo pieno o mezzo vuoto, nel senso, si poteva anche vincere forse. Sì, diciamo che abbiamo fatto una buonissima partita contro un avversario molto forte, secondo me, per chi ha le idee molto chiare, gioca tanto con la palla e quindi anche oggi abbiamo visto che abbiamo incontrato veramente una squadra forte. Allora, ti volevo chiedere, essendo te un leader dello spogliatoio, no? Praticamente uno dei capitani, sono, se non sbaglio, 8 punti in più nel girone di ritorno rispetto all'andata, cosa è cambiato in questa seconda parte del campionato? Adesso il Pisa si vede che è in simbiosi sia con il gioco di Aquilani che anche con l'ambiente, no? Un tuo pensiero su questo? Diciamo che cambiato un po' la mentalità, no? Perché lo sapevamo già dall'inizio campionato, ci voleva un po' di tempo per abituarci a questo sistema, a questo tipo di calcio, perché diciamo erano 4-5 anni che abbiamo avuto Mister D'Angelo che per noi ci ha dato tantissimo, no? E quindi è venuto Mister con un'altra idea, quindi un po' ce l'abbiamo messa perché ci serve, abbiamo visto a tutti, penso che anche voi, ci serve un po' di tempo per farti questa idea, proprio arrivare al top. Io mi volevo concentrare sul tuo percorso personale, perché ora Aquilani ha parlato dicendo che di te si parla troppo poco, tocchi anche 70 palloni a partita e sei migliorato tanto. Io ricordo quando sei arrivato e il tuo primo salto di qualità, che è stato, a parte la promozione col Pisa, quando poi hai fatto parte del gruppo Under 21 della Nazionale. Da lì in poi hai fatto un primo vero salto di qualità per diventare un giocatore da Serie B, e ora secondo me ne stai facendo un secondo con Aquilani, che ti ha portato su un diverso modo anche di pensare il calcio. Ecco, come ripensi tutto questo lungo percorso a Pisa in questi anni? Vabbè, quando sono arrivato ero un ragazzino, no? Cioè giustamente nessuno non mi conosceva, no? Però ho lavorato duro giorno dopo giorno. Devo ringraziare in primis a Mister D'Angelo, no? Perché mi ha dato tanta fiducia in questi anni e mi ha portato ad arrivare, per dirti, in nazionale Under 21, in nazionale grande, e poi quest'anno devo ringraziare Mister Aquilani perché ho visto delle cose che personalmente non sapevo. E poi è bello quando ti dice c'è un giocatore che ha giocato a livelli alti, quindi veramente per me è un'opportunità, ancora devo e voglio crescere ancora. Un'ultima domanda, com'è giocare con Esteves a centrocampo? Come ti trovi? Vabbè, Tommy lo conosciamo tutti, no? Un giocatore con la palla straordinaria, no? Cioè, a volte dico, vabbè, tieni la palla, fai tu, perché ti dà veramente tanto, no? Nella fase di costruzione, fase offensiva, però secondo me deve fare per arrivare, e secondo me lo farà a breve, per arrivare proprio a un livello altissimo, la fase difensiva che vediamo che in Italia è molto importante.